Avete presente la giornata in cui sarebbe davvero meglio struccarsi, mettersi il pigiama e andare a dormire perché... Cioè, perché no? Perché non è giornata per stare a parlare con le persone. Men che meno stare di fronte a una telecamera? Bene, eccomi qua. Quindi, anche se oggi probabilmente non è la giornata perfetta in cui tutti gli astri coincidono e corrispondono, chi se ne frega? Lanciamo una super novità sul mio shop, tanto ormai via storia ci siamo abituati un po' a rapportarci in questo modo un po' naturale, un po' fresco, un po' da vere amiche quali siamo. Premessa che queste luci fanno un caldo. Da questo momento il notebook lilla con la sua matita e tutte le pochette, quindi inclusa quella turchese, quella lilla, quella salvia e quella lampone, sono tutte online, disponibili, ma siamo qui per vedere queste novità. E tra le novità, naturalmente, ci sarà il fratello di questo notebook che io, cioè, io lo amo alla follia, ve l'ho spoilerato in tutte le salse perché in realtà appunto è da vari mesi che lo utilizzo quotidianamente, è il mio notebook preferito ed è il notebook turchese che come copertina ha virgola all'interno di un museo, quindi che ammira l'arte. Quindi il soggetto di questo notebook altro non poteva essere che uno dei quadri più belli della storia dell'arte, Le ninfee di Monet. E qui virgola è tutte noi, è immersa nell'arte, all'interno di un museo a guardare uno dei quadri più belli del mondo, ha sempre il suo vestito di magnolia, proprio come nel notebook lilla, ha tutte le farfalle attorno, proprio come nel notebook lilla, ma a differenza del fratellino un po' più grande, questo ha un retrogusto diverso, un po' più per appassionati. E la matita che accompagna questo notebook ovviamente riprende le ninfee di Monet in un acquerello che io ho dipinto specificatamente per questa matita. E tutt'attorno ci sono le ninfee che si trovano nell'agenda stilizzate in foil oro. La ferula è oro e la gomma è turchese teal, proprio come il notebook. Le dimensioni sono le stesse, la nappa fuori è una nappa sintetica, quindi vuol dire che non è una nappa animale. Una nappa leggerissimamente non perlata, però riflettente, che dà una bellissima luce al taccuino, proprio come il vecchio notebook. Il foil non è proprio un foil oro come l'agenda, ma è perché questo qui è un foil oro riflettente, mentre questo è spento e mi piaceva tantissimo di più insieme a questo turchese, che poi è lo stesso foil che io ho utilizzato proprio per la pochette. Quindi si vede la pochette, sono stessi materiali e stessi foil, però cambia il tema. L'interno è a quadretti 0.5. C'è anche un'altra novità, e quest'altra novità è una delle cose che più mi avete chiesto in assoluto, è che io ho il piacere di farla, però a modo mio, perché non mi andava di fare come stavo facendo, una cosa un po'... Sì, ok, te la metto dentro il pacchetto. Volevo un packaging perfetto, volevo una confezione che ti facesse venire voglia un po' di scartarla, un po' di conservarla. Quindi... Ecco a voi il mio nuovo set di matite virgola, dove all'interno troverete tutte le matite virgola. È un pack che io ho ideato facendomi ispirare dalle grafiche delle tavolette di cioccolata anni 60. Quindi tutto in questo pack ricorda la cioccolata, dalla grafica, alla lista di ingredienti dentro, all'alluminio fuori, però in realtà all'interno non troverete assolutamente cioccolata, quindi tutte le persone che sono intolleranti barra allergiche possono stare iper tranquille. All'interno troverete solamente la matita, anzi le matite, tutte e sei le matite. La matita del 2000 ormai 19, quella turchese, Disegna i tuoi sogni, che probabilmente è la matita alla quale io naturalmente sono più legata. Quella con la ferula rosa ed è la mia prima matita e il primo oggetto che ho pensato attorno a cui poi si è svolta tutta la mia linea. C'è la seconda matita, quella del 2020, quindi per Aspera d'Astra, quella blu notte con tutte le stelline ispirata alla Cappella degli Scrovegni di Giotto. Ci sono le matite amante e marito, quindi quella salvia e quella lampone del 2021. C'è la matita 2021, diciamo con le farfalline viola, ferula lilla in abbinato a questo notebook, e ci sarà naturalmente anche la nuovissima matita lucida. Ci saranno tutte e sei le matite in un'edizione unica, unica come pack, perché appunto questo è un pack che, cioè, io lo collezionerei da amante dello stationery subito. Tra l'altro questo è un pack che io inizialmente volevo lasciare di linea perché lo trovo fichissimo, mi ispira, mi fa venire voglia di mangiarlo, di collezionarlo. I dettagli del pack primario sono tutti ripresi dalle
matite contenute all'interno, quindi la scritta Disegna i tuoi sogni è chiaramente un riferimento alla prima matita, quella verde acqua. La stellina è ripresa dal cielo stellato di Giotto, quindi per la matita 2021, mentre sul retro le farfalle ricordano chiaramente la matita lilla e la salvia sotto ricorda la matita verde salvia, ma anche quella lampone, perché contiene anche quel dettaglio. Però è come vi ho detto anche su Instagram, è così complesso. Ah, mi fischia l'orecchio. Chi mi pensa? È così complesso l'impacchettamento di questo kit di matite, di questo set di matite, che ho sottovalutato la portata del tempo e dell'impegno, per cui se inizialmente pensavo proprio di lasciarlo di linea, adesso vi devo dire sicuramente non lo rifarò. C'è un tot di pezzi limitati, non limitatissimi, ma limitati, perché è tutto quanto chiuso a mano, tutto quello che vedete l'abbiamo fatto tutto io, Laura e Silvia. Impiega troppo tempo e troppe energie, quindi per questo motivo, anche se non c'è scritto da nessuna parte, sicuramente non tornerò. Queste sono le mie novità, grazie per esserci stati e state, un abbraccio e alla prossima.